Scusa un attimo, Corrado. Oh, aspetta un minuto, Raffaella, cosa stai facendo? Raffaella. Siamo veramente lieti di averla qui come nostro ospite, caro Belmonte. Belmondo, avete visto un attore simpaticissimo così, col sorriso cordiale, che ci fa piacere di avere qui come nostro graditissimo ospite a Canzonesi, perché cordiale sempre con tutti, Belmondo, che è venuto qui al sepe. Simpatico, era tanto simpatico questo Belmondo. Bisognerebbe. Allora, a me fa tanto. Ma no, bisognerebbe dire qualche cosa. Parla italiano? La Tour Eiffel. Vietato di fumare. Capisci? Ah sì, scusi tanto. Si meriterebbe delle mucche. Ne passe pancheo dehors. Comunque, che cosa... Champs-Élysées. Via Veneto. Così, come vedete, possiamo stabilire una conversazione simpatica e brillante dopo tutte queste sue dichiarazioni. È veramente divertente. Che ha detto? Cosa ha detto? Cosa dice? Non ha detto niente. Cosa dice? Ha detto che... ma sai, lui parla solamente francese. Cosa diceva? Come mai si trova qui a... E in Italia? Sì, ma sono cose che non ti riguardano. No, vabbè, se proprio vuoi saperlo, te lo posso dire. Sì, se lo vuoi che te lo dica? Sì, sì. È in Italia per presentare un suo film. Un suo film? Sì. E come mai si trova qui a Canzonissima? Per visitare anche noi, per salutare tutte così le... Per salutare anche me? Certo, ma ti ha salutato un sacco. Certo. Ma lui piace moltissimo alle donne, alle ragazze soprattutto. Sì, vero? Quello è in dubbio. Sì. Ecco. Quindi siamo molto felici di averla qui. Siamo felici tutti e due, anche io. Anche tu. Sì, signor Monsieur Belmondo. Bon, je vais forcer de partir. Sono ravi di vous voir. Che carino. Au revoir. Oh, mamma mia. Ciao. scusami. Lei. Oh. Ma vous êtes un fregarol. Non lo so. Mi ha fregato. Ma è stato bravissimo. Come ha fatto? Ah, c'è un segreto, segreto. Ah, un segreto? Sì. Lo vorrei sapere anch'io. Grazie, molto gentile che me l'ha restituito, meno male. Ma forse hai imparato. Il film si chiama Gli Scassinatori. Ciao. Però non male, questo bel mondo, eh? Oh, hai visto? Sì, non me ne sono accorto per niente. Certo, sa fare molte cose allo stesso tempo. Comunque è stato molto gentile a Belmondo, perché trovandosi a Roma appunto per la presentazione del film Gli Scassinatori è voluto intervenire gentilmente tra il pubblico di Canzonissima. Noi lo ringraziamo e possiamo tranquillamente partire nella presentazione dei cantanti di questa sera.